Piombino c'è un'idea embrionica di montare un impianto di riduzione diretta che potrebbe fare senso e logica per tutta l'acciaieria bresciana e non, che potrebbero trovare delle grosse difficoltà in futuro perché in Germania certo. L'intenzione è aumentare l'uso dello scrap, compreso in Austria. Lo scrap è già un problema per noi, anche per la BS stessa. Di conseguenza una riduzione diretta da 2 milioni e mezzo a 3 avrebbe l'obiettivo di calmierare questo mercato e direi che è un fatto strategico. L'ha fatto in consorzio? In consorzio con tutti i ragazzi del ferro. Siamo l'unico paese industrializzato che non si produce le rotaie, ancora un poco di qualità per l'alta velocità, con la testa indurita, metallo, tutte queste cose. E quindi l'idea di questo gruppo è riduzione diretta, modernizzazione, investimento, rifacimento del treno rotaie, anche pensando a una in collaborazione con Lovere, non ne abbiamo neanche mai parlato a Lucchini, ma fare un team up per fare rotaie e il downstream, assali, ruote, meccanizzazioni. Noi abbiamo ruolo forse da fornitore, ma lì sarà determinato dalla competizione, del concetto base. È dell'interesse di ABS avere un approvvigionamento di un 150-300 mila tonnellate all'anno di ERAI. Ottimi rapporti con Sajan, però Sajan adesso ha soldi fino qua, visto che produce per lo più piani, nastri a 1500 dollari per tonnellata, quindi non ha problemi. La conseguenza è che il governo dovrebbe fare da interfaccia con Sajan.